Il Palo Santo è un albero tropicale originario dell'America centro-meridionale, soprattutto in Perù ed Ecuador. Esso ha origini molto antiche, veniva utilizzato dagli sciamani Inca e dagli indigeni delle Ande nei loro rituali religiosi, come mezzo capace di scongiurare energie negative, ma anche come strumento mistico per comunicare con gli dei. Bruciando questo legno emanava un fumo denso dal grande potere spirituale, tanto che veniva adoperato nelle cerimonie e nei rituali indigeni per accendere fuochi sacri. I benefici derivanti da questo legno sacro sono tali solo nel momento in cui l'albero utilizzato è morto per cause naturali o per ragioni di vecchiaia, ovvero dopo 90 anni dalla sua nascita. Per poter usufruire di questo prodotto è necessario far passare circa 3-4 anni dopo la morte, in modo tale che la pianta prosegua il suo processo di decomposizione. In questo periodo la pianta assorbe tutta l'energia e le virtù sacre, caricandosi di proprietà soprannaturali e positive. In questo stesso periodo essa produce un olio che, una volta bruciato, genera un fumo denso e biancastro dagli elevati poteri spirituali. L'utilizzo del Palo Santo è tradizionalmente molto vario. Esso è usato specialmente contro l'energia negativa o mala energia. È la planga blanca, la quale viene considerata strettamente correlata anche all'insorgere di talune patologie. Il bastoncino di Palo Santo si usa bruciandolo e ottenendo delle brace aromatiche. Per ottenere questo effetto bisogna bruciare un'estremità del paletto e spegnerla immediatamente dopo che ha iniziato a bruciare, e continuare per un po' di volte, avendo così una combustione progressiva, fino a ottenere delle braci sufficienti da emettere un fumo profumato. Il rituale classico di utilizzo prevede che si passi il fumo di Palo Santo in tutta la casa, soffermandosi negli angoli in cui può accumularsi negatività, avendo cura di lasciare una finestra aperta affinché possa fuoriuscire. Il Palo Santo contrasta le energie negative, che possono causare condizioni psicologiche negative come il cattivo umore e le difficoltà emotive. Si utilizza per purificare gli ambienti di casa intrisi di queste energie, che affliggono i suoi abitanti nello spirito e nel corpo. Si usa per placare l'ansia, per ritrovare la serenità e per il rilassamento psicofisico. Si ritiene che abbia anche proprietà terapeutiche, favorendo il rilassamento muscolare e l'abbandono delle tensioni accumulate nel corpo. Riguardo alla meditazione, invece, l'utilizzo del fumo creato dalla combustione dei derivati di questo arbusto facilita il legame con la natura, con la sorgente della vita e di tutto ciò che ci circonda.